Canale 2. Pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, in corso Calatafimi 46 a Marsala. Info al 380 38 48 373. Per tirarti su il morale, nuova apertura Bottega del Bambolo di Maltesi Nicola. Vieni a gustare tutte le nostre specialità: la salsiccia di puro suino, i preparati di carne, la carne macellata fresca di allevamenti locali di prima scelta. E poi i panini hamburger, i panini imbottiti alla piastra. Alla Bottega del Bambolo ti sentirai come a casa. Domenica siamo aperti dalle 8 alle 13. Solo bontà, freschezza e gusto e tanta qualità. Bottega del Bambolo, in Viale Francesco Di Vita 163 a Petrosino. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in Contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto, e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette, e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Galaxy Costruzioni SRL di Andrea Pellegrino, soluzioni immobiliari per te. In vendita a Marsala, in Contrada Terrenove, villette indipendenti da 130 metri quadri più terreno a partire da 185.000 euro. E in Contrada di Gerbato, villetta di 75 metri quadri con 2.500 di terreno a soli 95.000 euro. Galaxy è il tuo punto di riferimento per costruzioni, ristrutturazioni, lavori in resina, pavimentazioni, rifacimenti tetti, cappotti, tinteggiature, impianti elettrici ed idraulici. Galaxy Costruzioni costruisce il tuo avvenire, offrendoti un nuovo modo di vivere. In via Mario Gandolfo a Marsala. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. TGM Commerce, da noi troverai materiale edile ed idrotermoelettrico, fai da te, ferramenta, colori, abbigliamento antinfortunistico, sanitari, giardinaggio, bombole di gas. TGM Commerce di Giacomo Putaggio. Ci trovi a Petrosino in Viale Francesco De Vita 54, il nostro telefono 380 63 41 667. TGM Commerce unisce qualità e convenienza.
La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in Via dei Platani. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta, accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi. Lucky Store a Marsala, in contrada Cuore di Gesù 648B, dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità-risparmio. Fratelli Bonafede, auto officina e carrozzeria autorizzata Fiat, Lancia, Alfa Romeo. Tutti i servizi che un'officina specializzata può offrirti li trovi solo da noi. A Mazara del Vallo in via Scarlatti. www.fratellibonafede.it. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento di informazione quotidiana. Vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo subito con la cronaca. C'è un'indagine della Guardia di Finanza, sono coinvolti alcuni esponenti politici a Marsala. È in corso un'indagine da parte della Guardia di Finanza, secondo la quale sono state effettuate delle perquisizioni domiciliari con relativi sequestri di atti e documentazioni. Nei giorni scorsi un avviso di garanzia per voto di scambio ha raggiunto il consigliere comunale Michele Accardi e il suo coordinatore locale del Movimento Via Ignazio Chianetta. La prima dei non eletti della lista Libertà per Petrosino, Sara Accardi, sarebbe coinvolta per promesse elettorali per quanto concerne le recenti elezioni comunali di Petrosino. Maggiori notizie sapremo fornirvele attraverso le prossime edizioni del nostro TG. Un incendio si è sviluppato questa notte in una comunità terapeutica a Campobello di Mazara. Un incendio è divampato la notte scorsa intorno alle 2 nella casa comunità terapeutica La Svolta per la Rinascita a Campobello di Mazara. Le fiamme si sarebbero sviluppate per un cortocircuito nella sala da pranzo per poi diffondersi nella zona notte. Ad accorgersi del fuoco sono stati gli operatori che hanno fatto in tempo a svegliare i 19 ospiti e farli evacuare. Tre di loro si sono lanciati dal balcone al primo piano e sono finiti nello spiazzo sottostante che è adibito a garage e giardino. Trasportati all'ospedale a Belaiello di Mazara gli sono state riscontrate delle fratture. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di spegnere l'incendio. La struttura è stata ora considerata inagibile. E parliamo di Covid-19, sempre stabile la curva dei contagi in Sicilia. Sono 6.341 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 32.386 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 19,5 e il 13,5. La Sicilia al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 175.000, con un aumento di 4.549 casi. I guariti sono 2.208 e 15 vittime, che portano il totale dei decessi a 11.563. Sul
Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1015, 9 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 54, 3 in più rispetto a ieri. A Patanna un uomo viola i domiciliari, i carabinieri lo portano in carcere. I carabinieri della stazione di Partanna hanno tratto in arresto un partannese di 55 anni in esecuzione a un'ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Sciacca che ha disposto la detenzione in carcere a seguito delle reiterate violazioni degli arresti domiciliari dagli stessi militari documentate. L'uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel settembre scorso era stato arrestato per i reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi, danneggiamento e minaccia aggravata. Il 55enne avrebbe modificato armi originariamente inoffensive e successivamente rese funzionanti mediante alterazione artigianale, minacciando in alcune occasioni i vicini di casa. A seguito degli atti di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Sciacca. A Partanna, a 30 anni dalla morte, è stata ricordata Rita Atria. Quello di Rita Atria è stato un vero atto sacrificale, non un gesto di resa, ma un grido di ribellione e di condanna di un mondo che l'aveva rifiutata ed emarginata. Lo ha detto Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara, durante l'omelia della messa commemorativa per Rita Atria, ieri pomeriggio nella chiesa madre di Partanna. La giovane di Partanna morì suicida il 26 luglio del 92 a Roma. Il suo gesto estremo, purtroppo, non fu capito da tanti, dilatando anche dopo la morte gli spazi per una pubblica e diffusa riconciliazione con la sua memoria, ha detto ancora il vescovo Mogavero. Ancora, richiamando Abramo, ha detto: come lui, anche Rita aveva lasciato tutto per iniziare la sua nuova avventura, il suo sogno alla ricerca del tesoro nascosto della giustizia e della legalità. Ancora Mogavero: noi oggi siamo qui per ricordare una ragazza, oggi sarebbe stata una donna coraggio che ha saputo e voluto rifiutare la mafia e le relazioni mafiose anche all'interno della sua famiglia e che merita di essere lei pure iscritta nel registro dei martiri, uccisa dalla tragica sequenza delle stragi del 92, ha detto Monsignor Mogavero. Alla Santa Messa, tra gli altri, hanno partecipato il prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, i sindaci di Partanna e Castelvetrano, Nicola Catania ed Enzo Alfano, la cognata di Rita Atria, Piera Aiello, Giuseppe Antoci e l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Massala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 767680 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. www.canale2.com. Parliamo di Mazara, la Giunta ha riapprovato il bilancio di previsione.
La Giunta Municipale di Mazara, con propria deliberazione, ha approvato il bilancio finanziario di previsione 2022-2024, apportando delle modifiche alla deliberazione già approvata dalla Giunta nel maggio scorso. Come è noto, lo strumento finanziario era approdata nell'aula del Consiglio Comunale, ma era stato ritirato dall'amministrazione nel corso della seduta dello scorso 6 luglio, a seguito del dibattito scaturito sul fondo crediti di dubbia esigibilità. La riapprovazione del bilancio, sottolinea l'assessore alle finanze Giacomo Mauro, consente di inserirvi la variazione all'esercizio provvisorio approvata lo scorso 18 luglio per la previsione sia in entrata che in uscita del finanziamento statale di 160.000 euro per la messa in sicurezza attraverso i lavori che interesseranno la via Bessarione. Con la variazione abbiamo evitato di perdere il finanziamento statale. Sono inoltre stati inseriti alcuni emendamenti tecnici ed è stata inoltre approfondita una proficua interlocuzione con l'organo di revisione contabile rispetto al tema del fondo crediti di dubbia esigibilità, chiarendo alcuni aspetti tecnici. Il bilancio, conclude Mauro, è in equilibrio, come del resto già attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con una previsione di riduzione della spesa per circa 1.400.000 euro e maggiori entrate per circa 980.000 euro. Confidiamo, dice Mauro, che dopo gli approfondimenti effettuati da parte di tutti ci sia la serenità e la responsabilità per giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva. Con l'approvazione in giunta al bilancio e della nota integrativa riparte l'iter che si concluderà nei termini di legge circa un mese, con l'esame dello strumento finanziario da parte del Consiglio Comunale dopo il passaggio in commissione ai pareri di legge. Vedremo se l'amministrazione avrà i numeri per approvare questo bilancio. A Marsala invece arrivano i buoni spesa per generi di prima necessità. L'assessorato ai servizi sociali del comune di Marsala, diretto da Valentina Piraino, rende noto che è stato pubblicato l'avviso per distribuzione dei buoni spesa elettronici finalizzati all'acquisto di beni alimentari e di prima necessità. I fondi stanziati dal governo nazionale nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza del Covid-19 ammontano a oltre 1.200.000 euro. I requisiti per accedere al beneficio sono la residenza a Marsala e un importo ISEE pari o inferiore a 12.000 euro. L'istanza sottoscritta dall'intestatario della scheda anagrafica familiare deve essere redatta online sul sito internet istituzionale. L'amministrazione Grillo ha previsto il periodo di un mese per la presentazione delle istanze, fissando la decorrenza da oggi 27 luglio fino al 26 di agosto. I cittadini interessati che avessero necessità di supporti informatici per l'accesso al sito e per la presentazione della domanda potranno rivolgersi ai locali patronati e CAF che provvederanno a inoltrare la domanda su delega del richiedente. I buoni spesa saranno assegnati in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e all'importo ISE, secondo il prospetto riportato nell'avviso. I beni che possono essere acquistati con i buoni spesa sono quelli alimentari di prima necessità, come prodotti farmaceutici, per l'igiene personale domestica, bombole del gas e varie. Per informazioni ci si può rivolgere al segretariato sociale in via Falcone. A Mazara la chiusura del CCR di via Marsala in via provvisoria ha fatto nascere una discarica. Abbiamo dato notizia ieri della chiusura del centro raccolta differenziata dei rifiuti di Mazara in via Biagio Pace, angolo via Marsala, che rimarrà chiuso nelle giornate di ieri e di oggi e riaprirà domani. La situazione però è diventata insostenibile perché molti cittadini, probabilmente andando al centro e trovandolo chiuso, forse per difetto di comunicazione, hanno pensato bene di abbandonare i loro rifiuti proprio davanti alla porta del CCR di via Marsala. E lo spettacolo di questa mattina è davvero indecoroso, si trova di tutto, una ferita in pieno centro di Mazara, in una delle zone più trafficate, la via Marsala, che dà il benvenuto ai turisti proprio nella città di Mazara. Sarebbe il caso di togliere subito questa nefandezza proprio all'ingresso della città di Mazara, ma siamo sicuri che nel CCR di via Marsala ci siano anche delle telecamere di videosorveglianza, per cui non sarà difficile risalire agli autori di questi gesti che hanno abbandonato appunto i loro rifiuti per strada davanti al CCR di via Marsala. Una situazione indecorosa dovuta all'inciviltà certamente di alcuni cittadini, ma anche probabilmente al mancato controllo da parte di chi di dovere, come si dice in questi casi.
Parliamo invece di Marsala, continuano le segnalazioni dei cittadini per micro discariche sparse nel territorio. Ci siamo recati nella zona dello stadio di Strasatti. Continuano le segnalazioni dei cittadini sulle varie discariche e microdiscariche che sono sparse nel territorio, soprattutto a Marsala. Qui ci troviamo a Strasatti, proprio nella zona dello stadio del campo sportivo che riaprirà i battenti proprio tra qualche giorno per ospitare qualche squadra in preparazione del prossimo campionato. Ebbene, la situazione è a dir poco incresciosa, con l'erba altissima che impedisce qualsiasi movimento tra marciapiede e suolo stradale, e tra l'altro è molto pericolosa in questo periodo di caldo perché potrebbe prendere fuoco, ma soprattutto per l'abbandono indiscriminato di rifiuti, delle vere e proprie micro discariche che fanno bella mostra di sé proprio nella zona dello stadio e che sarebbe bene davvero poter bonificare ed evitare questo squallore, questo spettacolo che non è certo decoroso. Cambio della guardia presso la caserma della tenenza della Guardia di Finanza di Mazara. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, ha accolto a Palazzo di Città il comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, capitano Cristina Alba, che dalla prossima settimana lascerà Mazara del Vallo per assumere un nuovo incarico a Mestre, e il sottotenente Pietro Lopiano Rametta, originario di Partanna, che dopo una serie di incarichi nel territorio nazionale e regionale, tra i quali nelle sezioni PG di Marsala e Castelvetrano, subentra al capitano Alba al comando della tenenza della Guardia di Finanza di Mazara. Esprimo a nome dell'amministrazione comunale il ringraziamento al capitano Cristina Alba, detto il sindaco, per il servizio reso nei 3 anni, da luglio 2019 ad oggi, nei quali ha coordinato la tenenza della Guardia di Finanza di Mazara, e per la sinergica collaborazione istituzionale. Al capitano Alba vanno gli auguri sentiti di buon lavoro nel nuovo incarico che l'attende a Mestre. Al nuovo comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Mazara, sottotenente Pietro Lopiano Rametta, un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro, certi che proseguirà anche con il suo comando la collaborazione istituzionale tra Fiamme Gialle e Comune. Queste le parole del sindaco Salvatore Quinci. Il capitano Cristina Alba ha espresso il ringraziamento al sindaco e alla città, sottolineando di essersi trovata benissimo a Mazara. Il nuovo comandante Pietro Lopiano Rametta ha espresso il ringraziamento per l'accoglienza assicurata, assicurando appunto la massima collaborazione istituzionale. Gabriele Di Pietra, consigliere comunale di Marsala, ci parla della situazione degli impianti sportivi in città. Con il consigliere Gabriele Di Pietra per parlare del settore sport, per cui si sta abbattendo tanto di impiantistica. Ricordiamoci che la nostra città vanta 2 società pallavolistiche femminili che giocano in campionati di tutto rispetto, ma ci sono tantissime altre realtà che meritano strutture adeguate per svolgere le loro attività. Sì, a Marsala ci sono diverse società sportive, dilettantistiche e non, che vantano risultati importanti sia a livello locale che a livello nazionale. Sono dell'idea che nessuna è più importante delle altre e che a ognuno va data la possibilità di poter espletare la propria attività sportiva in impianti idonei e degni di essere chiamati impianti sportivi, perché ad oggi tanti di questi tutto sembrano tranne che impianti idonei per lo svolgimento di gare agonistiche. Il Consiglio Comunale il 24 marzo del 2022 ha approvato il regolamento per l'uso, la gestione e l'affidamento degli impianti sportivi. Dispiace constatare che ad oggi, siamo alla fine del mese di luglio, poco o nulla è stato fatto. Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale prevede delle scadenze perentorie per la pubblicazione di bandi mirati all'affidamento degli impianti sportivi, e ad oggi nessuno di questo bando è stato pubblicato dall'amministrazione comunale né dal settore competente. Vi sono delle scadenze per la gestione delle palestre sportive, con dei passaggi burocratici tra l'amministrazione comunale, la società partecipata Marsala Scola e le scuole del territorio, per poter al meglio coordinare le attività scolastiche e quelle delle società sportive marsalesi, al fine di poter far giocare presso gli stessi impianti appunto sia le società sportive marsalesi che far svolgere le attività alle diverse scuole del territorio.
Questo ancora non è stato fatto oggi e ci ritroviamo con le società sportive marsalesi che provano a fine luglio ad organizzare la propria attività sportiva, la fase di allenamento estivo, senza sapere ancora con certezza quale sarà l'impianto che li vedrà disputare le proprie gare durante l'anno sportivo 2022-2023. Situazione stadio? Insieme alla commissione, alla sesta commissione consiliare presieduta dal consigliere Massimo Fernandez, abbiamo svolto un sopralluogo presso lo stadio appena qualche giorno fa per constatare lo stato del manto erboso, della struttura, dell'impianto elettrico. Abbiamo avuto modo anche grazie a voi di leggere alcune dichiarazioni dell'assessore Tummarello, nominato da appena qualche mese, che ha la delega allo sport. Abbiamo ascoltato anche alcuni suoi interventi durante le sedute del Consiglio Comunale. Per quanto mi riguarda, ascoltare delle dichiarazioni, come dire, che trasmettano anche speranza è sicuramente bello. Però quello che oggi serve alla città di Marsala, ancor di più alle società sportive, sono i fatti. E non mi sembra che ad oggi ce ne siano tanti. E chiudiamo così questo nostro notiziario. Vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete anche approfondimenti e dirette, e il canale YouTube. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione. A voi tutti, buonasera. Canale 2. Pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, in corso Calatafimi 46 a Marsala. Info al 380 38 48 373. Per tirarti su il morale, nuova apertura Bottega del Bambolo di Maltesi Nicola. Vieni a gustare tutte le nostre specialità. La salsiccia di puro suino, i preparati di carne, la carne macellata fresca di allevamenti locali di prima scelta. E poi i panini hamburger, i panini imbottiti alla piastra. Alla Bottega del Bambolo ti sentirai come a casa. Domenica siamo aperti dalle 8 alle 13. Solo bontà, freschezza e gusto e tanta qualità. Bottega del Bambolo, in Viale Francesco di Vita 163 a Petrosino. GEPA Distribuzione, vendita di bombola gas e accessori. Tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemise 116 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Galaxy Costruzioni SRL di Andrea Pellegrino, soluzioni immobiliari per te. In vendita a Marsala, in contrada Terrenove, villette indipendenti da 130 metri quadri più terreno a partire da 185.000 euro. E in contrada di Gerbato, villetta di 75 metri quadri con 2.005 di terreno a soli 95.000 euro. Galaxy è il tuo punto di riferimento per costruzioni, ristrutturazioni, lavori in resina, pavimentazioni, rifacimenti tetti, cappotti, tinteggiature, impianti elettrici ed idraulici. Galaxy Costruzioni costruisce il tuo avvenire, offrendoti un nuovo modo di vivere. In via Mario Gandolfo a Marsala.
Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaletti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. PGM Commerce, da noi troverai materiale edile ed idrotermoelettrico, fai da te, ferramenta, colori, abbigliamento antinfortunistico, sanitari, giardinaggio, bombole di gas. PGM Commerce di Giacomo Putaggio. Ci trovi a Petrosino in viale Francesco De Vita 54, il nostro telefono 380 63 41 667. PGM Commerce unisce qualità e convenienza. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture e di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta, accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi. Lucky Store a Marsala, in contrada Cuore di Gesù 648B, dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità-risparmio. Fratelli Bonafede, auto-officina e carrozzeria autorizzata Fiat, Lancia, Alfa Romeo. Tutti i servizi che un'officina specializzata può offrirti li trovi solo da noi. A Mazara del Vallo in via Scarlatti, www.fratellibonafede.it. www.canale2.com